meno uno non dalla Juventus, purtroppo lì dovremo ancora aspettare qualche minuto, ma meno uno dall'inizio della Serie A, e non aspettavo altro che questo momento per portarvi questo contenuto. I miei colleghi sono già usciti, l'hanno già fatto, io volevo aspettare qualche giorno in più per qualche movimento di mercato in più per avere un'idea un po' più chiara. Non si è mosso chissà che cosa, ma qualcosina sì, e quindi mi prendo il vantaggio. Dico subito che questo è un gioco, perché il calcio è talmente complicato che nemmeno un algoritmo, come abbiamo letto in questi giorni, potrebbe alla fine calcolarne la classifica. E soprattutto anche i più grandi esperti di calcio, i più grandi addetti ai lavori, difficilmente riusciranno a pronosticare completamente la classifica finale di Serie A, anche perché il mercato è ancora aperto, ci sono ancora 3 settimane circa, nel mezzo c'è un mondiale, le squadre possono cambiare, l'infortunio può essere dietro l'angolo, può succedere qualsiasi cosa, come per esempio l'anno scorso Radu contro il Bologna, che dà la possibilità al Milan di vincere lo scudetto. Quindi davvero siamo all'interno della follia più totale, perché tutto può accadere. Però vediamo che cosa succede, proviamo a giocare insieme, proviamo a dare una lettura quanto più corretta possibile della situazione. Ho diviso in blocchi le squadre, vi dico subito che andremo un po' più spediti fino alla lotta scudetto, dove vorrò dedicare più tempo in assoluto, anche perché non è che sia così esperto di calciomercato delle squadre di più bassa classifica, e soprattutto perché voglio parlare tanto anche della Juve, dato che il mio è un canale fortemente, unicamente a tinte bianconere, voglio cercare di andare nel dettaglio e capire se effettivamente la Juve può vincere lo scudetto oppure no. Un mi piace da lasciare a questo video, e magari giocate insieme a me lasciandomi la classifica finale della Serie A qui sotto nei commenti. Retrocessione, vi dico subito le tre che secondo me andranno in Serie B, sono Lecce, Salernitana e Cremonese, mi sembrano le tre squadre meno attrezzate per una stagione in Serie A. Credo che Nicola non riuscirà a fare un altro miracolo salvezza come quello dello scorso anno, avrebbe veramente del clamoroso, sarei stupito, ma già l'anno scorso ero molto sorpreso a vedere la Salernitana per un'altra stagione in Serie A. Lecce e Cremonese, due neopromosse, tra l'altro la Cremonese è l'unica delle tre ad aver cambiato allenatore, tra l'altro nota statistica, soltanto 5 squadre su 20 quest'anno hanno cambiato allenatore, le altre sono andate avanti con quello che era già seduto in panchina, il che è strano perché soprattutto nella parte alta della classifica, squadre che sono arrivate in posizioni molto alte, nessuno ha cambiato guida tecnica, e invece l'anno scorso c'era stato Simone Inzaghi all'Inter, Allegri alla Juventus, Mourinho alla Roma, Sarri alla Lazio, Nicola al Italiano alla Fiorentina, Spalletti al Napoli, insomma c'erano stati tanti cambi nelle zone alte, invece quest'anno soltanto 5 squadre, tra cui appunto la Cremonese, e la Cremonese che ha cambiato tanto anche a livello di giocatori, non solo lato allenatore. Secondo me sarà molto molto complicato salvarsi, secondo me sarà 18esima Salernitana, 19esimo Lecce e 20esima Cremonese. Però nulla vieta eventualmente alla Cremonese di vincere il campionato, sono molto difficile, per questo ho diviso in blocchi. Secondo me quelle che abbiamo appena visto sono squadre che faranno circa una trentina di punti, visto che anche l'anno scorso la media salvezza sembra essersi abbassata notevolmente, una volta era sui 40, adesso con 40 dovresti essere salvo tranquillamente, e quindi il prossimo blocco sono le squadre che lottano per la salvezza, quelle che potrebbero essere risucchiate verso il basso, ma nulla vieta addirittura di essere risucchiate verso l'alto, perché ho cercato di dividere per range di punti, e quindi secondo me nel blocco salvezza, quindi squadre che dovranno stare attente, possiamo trovare la Sampdoria, lo Spezia, il Monza e l'Empoli. Empoli e Spezia, uniche due squadre di queste quattro ad aver cambiato allenatore, conferme per Giampaolo alla Sampdoria e per il Monza, che però ha cambiato tutto il resto della squadra. E come dicevamo prima, sì, è rischioso cambiare tutta la squadra, ma il Monza ha fatto un mercato che per una neopromossa in Serie A è roba da sogno, veramente, si vede l'esperienza di Galliani e la proprietà di Berlusconi, che in tanti anni hanno fatto bene al Milan, e ora il Monza sta vivendo un sogno perché ha comprato davvero dei calciatori di assoluto livello. Però credo che queste quattro squadre possano essere quelle più interessate alla lotta per non retrocedere. È vero che il Monza ha fatto un ottimo mercato, ma questo non sarà sufficiente, sarà necessario cercare di capire se è una squadra pronta, attrezzata per cercare di salvarsi in Serie A. Io so che tanti la mettono in alto, qualcuno la mette addirittura per la lotta alla metà classifica, la Conference, qualcuno sogna l'Europa League, però secondo me, ragazzi, siamo a dei livelli di immaginazione un po' troppo alti. Per il primo anno di Serie A io la metterei come squadra che può ottenere una salvezza tranquilla,
Infatti, secondo me sarà 14esimo Empoli, 15esimo Monza, 16esima Samp, 17esimo Spezia. La Samp non mi ha convinto, non ho visto un grandissimo mercato da parte della Sampdoria. Già l'anno scorso c'erano state delle problematiche evidenti, Giampaolo era riuscito a metterci una pezza e quest'anno bisognerà vedere cosa riusciranno a fare. Queste sono squadre che secondo me faranno intorno ai 30-40 punti. E ovviamente, come vi dicevo prima, andiamo a blocchi e quindi il prossimo blocco che andiamo a vedere è quello della metà classifica, quindi squadre che faranno tra i 40 e i 50 punti giù di lì, e sono queste: Sassuolo, Bologna, Torino, Hellas Verona e Udinese. Udinese e Hellas Verona le uniche due squadre che tra l'altro hanno cambiato l'allenatore, le vedete qui in basso. Invece Sassuolo, Bologna e Torino sono andati avanti con degli allenatori che comunque l'anno scorso hanno fatto decisamente delle buone stagioni. Sono squadre che probabilmente non rischieranno la retrocessione, a meno che non succeda qualcosa di incredibile, per dire la Sverona e Udinese forse sono quelle che rischiano un po' di più di aggrapparsi al treno più basso, quindi essere succhiate per la lotta alla salvezza. Invece Sassuolo, Bologna e Torino, secondo me, sono squadre che riusciranno tranquillamente a fare il loro campionato da metà classifica senza nessun problema. E quindi nono Torino, decimo Sassuolo, undicesimo Bologna, dodicesimo Udinese, tredicesimo Verona, che ha cambiato tanto. Queste due ultime due squadre hanno cambiato tanto. Secondo me non avranno problemi a salvarsi, però il rischio di essere risucchiati verso il basso c'è sempre. E ricordatevi alla fine che è la classifica finale che fa la differenza, non se durante l'anno magari l'Udinese è invischiata nella lotta retrocessione, poi si salva e arriva magari davvero dodicesima, quello dopo non conta niente. E direi di passare invece a tre squadre che secondo me lotteranno sull'ordine dei 60 punti per cercare di aggiudicarsi l'accesso alle coppe europee, perché solamente tre, e sono queste: Atalanta, Fiorentina e Lazio. Tre allenatori interessanti, tre allenatori che danno un'identità alla loro squadra. Gasperini più sull'intensità, Sarri e Italiano più sul palleggio. Gasperini però non è stato soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato. Italiano ovviamente ha avuto diverse cessioni dalla Fiorentina con cui era partito l'anno scorso, e Sarri ha completamente cambiato la coppia di centrali difensivi. Ora vedremo se cambierà qualcosa anche a centrocampo, perché le voci di Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono sempre insistenti, però alla fine rimangono sempre alla Lazio. E dato che siamo appunto alla vigilia della Serie A, sarebbe importante, giunti a questo punto, avere almeno la rosa dei titolari a disposizione e completarla con qualche altra riserva. Secondo me la Lazio arriverà sesta. Sarri mi sembra l'allenatore più indicato per questi livelli, ha già vinto anche in Europa, ha vinto un'Europa League, ha vinto con noi alla Juventus lo scudetto, l'ultimo scudetto della Juventus. Al settimo posto la Fiorentina, all'ottavo posto l'Atalanta, ma l'Atalanta è sempre una mina impazzita, ragazzi, perché ora ci viene a metterla qua perché l'anno scorso non ha fatto così bene, ma fino a gennaio l'Atalanta aveva fatto bene, sì. Quindi siamo di fronte all'interrogativo della vita, non è nato prima l'uovo o la gallina, ma l'Atalanta ha davvero finito il suo periodo oppure soltanto l'anno scorso c'è stata una flessione? Vedendo il livello di competizione molto elevato, vi dico che a questo punto mi aspetto un Atalanta che continua a mantenere magari dei posizionamenti, dei piazzamenti europei o comunque lotta per raggiungerli, ma che poi magari non ce la farà di fronte al ritorno di squadre come Fiorentina, Lazio, Roma, che magari negli ultimi anni erano scivolate un po' più verso il basso nella classifica. La Fiorentina e l'Italiano l'anno scorso è stata, secondo me, la squadra veramente rivelazione, perché è riuscita a raggiungere dei livelli decisamente diversi rispetto a quelli dell'anno scorso. Quindi sono squadre, secondo me, che faranno una sessantina di punti, forse anche qualcosina di più, e che fino all'ultima giornata cercheranno di accaparrarsi forse anche il posto Champions, perché no, oppure quelli in Europa League e Conference League. Queste sono le tre sorelle che mi aspetto lì, le tre sorelle minori rispetto alle squadre che rimangono fuori, perché ora rimane lo scudetto e la zona Champions. Però c'è un problema: ci sono cinque squadre e sono Milan, Inter, Napoli, Juventus e Roma. Ora qua c'è da fare un bel discorso fatto bene, e per farlo credo che sia necessario ragionare su quello che è stato il mercato. Partirei dal Napoli, perché ha comprato un terzino sinistro, Oliveira, ha comprato Kim come sostituto di Koulibaly, ha comprato un giocatore con un nome impronunciabile, Kvaratskhelia, da quanto ho capito, ma non l'avrò mai nominato bene. Sta trattando Raspadori, sta trattando Keylor Navas con il PSG, quindi una squadra ancora ad oggi incompleta, il Napoli, con diversi innesti, ma soprattutto diverse partenze pesanti, come Koulibaly,
Insigne, Mertens, e potrebbero aggiungersene anche altre, perché da quanto leggo Fabian Ruiz è sempre un giocatore che potrebbe lasciare la città, il capoluogo campano. Ha un allenatore, Spalletti, specializzato nel riuscire a portare le squadre almeno in posizionamento Champions, con qualche problemino in più a portarle al livello successivo, lo dice la sua storia, però un allenatore sicuramente capace, ma con una squadra completamente diversa in mano. Devo dire la verità, io l'anno scorso sono stato sorpreso dal Napoli perché non aveva fatto mercato nella stagione precedente, aveva dato praticamente la stessa squadra di Gattuso in mano a Spalletti, e Spalletti è stato molto bravo perché ha dato anima e gioco al Napoli, e per lunghi tratti del campionato si pensava potesse addirittura essere l'anno dello scudetto dopo tanti anni di astinenza. Lo lascerei un pelo più indietro, passerei alla Roma, ok, che con Wijnaldum, Dybala e Matic, e praticamente la sola cessione di Oliveira in mezzo al campo, ha fatto un calciomercato che probabilmente è quello più positivo in Serie A per la qualità che ha aggiunto e per il poco che ha ceduto. Aggiungiamo inoltre che Mourinho è uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni, dell'ultima decade, e che l'anno scorso è riuscito a riportare un trofeo addirittura europeo nella città di Roma, in una squadra che non alzava un trofeo da troppi anni. Quindi sicuramente il progetto Mourinho è partito con il piede giusto, il mercato di quest'anno è un grandissimo mercato, e vedo una Roma veramente attrezzata per poter inseguire perlomeno il posizionamento Champions. C'è un problema, come dicevamo prima, 4 anni in Champions e queste squadre sono 5. E allora parliamo di percentuali scudetto. Per farlo però voglio tirar fuori un'altra statistica, che non sono mai la certezza nel calcio, assolutamente non è questo, però tanto ci raccontano, e cioè che negli ultimi 20 anni le squadre che hanno vinto lo scudetto in Italia sono state a rotazione Juventus, Milan o Inter. E già questo secondo me di per sé taglia un po' le gambe a Roma e Napoli, che non significa che non potranno vincere lo scudetto, ma credo che siano squadre attrezzate per posizionarsi al massimo in Champions League. Poi può succedere l'anno che ti ritrovi lì fino all'ultimo a lottare. Dico personalmente, a maggior ragione, con un allenatore come Mourinho in panchina, che l'odore del sangue lo senti, il rumore dei nemici anche, quindi può assolutamente accadere, però non credo che la Roma o il Napoli siano due delle principali antagoniste scudetto. Le metto un pelo più indietro e voglio parlare di percentuali scudetto e Champions League. Ovviamente sono squadre che faranno dai 60 punti ai 100, dato che il record è di 102, quello di Antonio Conte con la Juventus. Credo che il Napoli abbia il 5% di possibilità di vincere lo scudetto e che la Roma ne abbia leggermente di più, e cioè il 6%. Sarei stupito di vedere Roma o Napoli campioni, però è giusto riconoscere a loro anche una percentuale scudetto abbastanza corposa, perché mi sembrano le squadre più avanti rispetto anche a Lazio, Fiorentina, Atalanta, che per quanto mi riguarda tutte le altre squadre, quindi Lazio, Fiorentina, Atalanta, Torino, Sassuolo, bla bla bla, hanno l'1% di possibilità di vincere lo scudetto. Io non lo escludo categoricamente, perché campo da calcio, quante variabili, è veramente una roba infinita. Però vedo veramente poco probabile, quindi Roma, Napoli e il resto della Serie A, tolte Juve, Milan e Inter, secondo me si portano a casa un 12% complessivo di possibilità di vincere lo scudetto, e vedo il Napoli forse con qualcosina in meno rispetto alle altre 4 e quindi posizionato in zona Europa League, mentre la Roma, per quanto mi riguarda, tutte le carte in regola, ma veramente dal punto di vista del campo, al punto di vista della panchina, per raggiungere un posizionamento Champions, e quindi la vedo al quarto posto. Ora ci sono le tre sorelle e cercherei di ragionare partendo dai campioni d'Italia, perché è vero che hanno ceduto Kessié e Castillejo, però hanno aggiunto la rosa De Ketteler, Origi, Adli e Pobega di ritorno dal Toro, quindi sicuramente una cessione pesante come quella di Kessié, ma degli arrivi qualitativi magari anche nei titolari, addirittura uno come Brahim Diaz ora rischia il posto, che l'anno scorso sì non ha fatto chissà che cosa, però è un dato di fatto. E il Milan l'anno scorso ha vinto con merito, ha vinto probabilmente avendo neanche la rosa più forte d'Italia, probabilmente era la seconda o la terza rosa italiana sulla carta, però ha vinto, e quindi il lavoro di Pioli è stato riconosciuto a livelli altissimi. E poi c'è l'Inter che l'anno scorso è arrivata seconda, si è portata a casa le due coppe, Coppa Italia e Supercoppa, proprio contro la Juventus,
ha ceduto Perisic, bene o male, di quelli che potevano essere considerati titolari, poi magari succederà qualcos'altro perché sappiamo che l'Inter ha bisogno di vendere, però sta tenendo duro sotto il fronte Skriniar, che sembrava un passo al PSG per tante settimane d'estate, invece è ancora lì, e aggiunto al motore Lukaku, Aslani, Belanova, Mkhitaryan e Onana. Non è arrivato Dybala, certo, è andato alla Roma di Mourinho, però credo che il mercato dell'Inter sia stato di assoluta qualità e che ora l'Inter possa veramente ritrovarsi con un attacco da scudetto, ma per un'ovvia ragione, lo scudetto quell'attacco l'ha già vinto, quindi bene o male l'Inter è tornata forte, fortissima, con un centrocampo fortissimo, con degli esterni decisamente forti, bisognerà vedere Gosens come ritornerà ad essere un titolare, una difesa fortissima, in porta c'è già l'erede di Handanovic, vedremo chi giocherà titolare, Inzaghi ha detto che giocherà Handanovic ma non ne sono convinto, quindi l'Inter ha tutte le carte in regola per vincere il campionato, tutte, assolutamente tutte, ma ce l'aveva anche l'anno scorso, ci è andata vicino così, se non fosse stato per Radu magari lo vinceva davvero l'Inter, però vedete, una delle tante variabili all'interno del campo, quella, l'infortunio tattico, l'errore, il portiere che ti può far pagare caro una stagione intera come uno scudetto e farti perdere lo scudetto con un errore in un turnover, e infatti l'Inter si è coperta quella posizione, ha preso un altro portiere che può essere virtualmente un titolare e poi magari sarà un titolare. Aggiungo una cosa, l'Inter e il Milan, oltre ad aver ceduto pochi titolari, perché parliamo di Perisic che sì, bene o male, ma avendo aggiunto qualità all'interno di tutte le rotazioni anche eventualmente o comunque da titolari, hanno una loro identità. Queste due squadre l'anno scorso sapevi perfettamente cosa facevano in campo, quali erano i punti forti e quali erano i punti deboli. Lo sapevi tutte le volte che guardavi una loro partita, io l'anno scorso di Milan e Inter ne ho viste tantissime, sapevi esattamente che cosa stavano per fare in campo. Lo sapevi. Differente la Juve. La Juve l'anno scorso io sapevo soltanto quali erano i punti deboli, perché di punti forti ne ho visti sempre pochi. E tante volte ci siamo ritrovati qua nei post partita a dire abbiamo vinto sì ma come? Non l'abbiamo capito nemmeno noi. Non ce l'avevamo un'identità, non sapevamo cosa dovevamo fare una volta recuperata palla o quando stavamo gestendo il pallone. Tante volte ci siamo salvati, e poi salvati mi sembra anche eccessivo perché alla fine abbiamo portato a casa 0 trofei, abbiamo perso 2 finali con l'Inter, siamo arrivati al 4º posto, però ci siamo salvati magari per un rimpallo, un autogol, un'azione, un rigore parato da Szczęsny e tutte queste cose qua, cioè banalmente mi viene in mente la partita di Roma dove facciamo una rimonta 3-4 incredibile che neanche noi in questo momento sappiamo come sia potuto accadere, sono stati tutti episodi che per l'amor di Dio nel calcio ci stanno, ma non può essere solo quello. E allora qua interviene l'allenatore, interviene Massimiliano Allegri. E perché io continuo a dirvi che Massimiliano Allegri quest'anno avrà una responsabilità grossa? Perché l'anno scorso è mancata clamorosamente, per quanto mi riguarda, la mano di Allegri. Anche nelle cose in cui magari Allegri era un po' più bravo quando si vinceva gli scudetti. Quindi la gestione dei cambi, la lettura della partita. L'anno scorso queste cose io in Allegri non le ho viste. Non ho mai visto dare un'impronta alla squadra. Semplicemente la squadra andava in campo, faceva il suo, faceva magari poco possesso palle, pure sterile, e quando capitava un piazzato, un'occasione, si buttava dentro il pallone. Ma poi questo si è tradotto in una stagione terrificante per la Juventus. Si è confermato Massimiliano Allegri, si è deciso di andare avanti con Massimiliano Allegri, si dà ancora fiducia a Massimiliano Allegri, e va benissimo, però adesso serve ripagare questa fiducia. E la Juventus, a differenza di Milan e Inter, quindi non solo a livello di identità, ma a livello di costruzione della rosa, è quella che ha cambiato di più. E come prima vi dicevo, il Napoli ha perso tanto e magari perderà ancora. E tante altre squadre, come vi dicevo, magari la Cremonese ha cambiato tanto, ma cambiare tanto non è sempre positivo. Abbiamo visto, Milan e l'Inter hanno tolto un titolare a testa e hanno aggiunto tanta qualità. La Juventus ha aggiuntosi Bremer, ha aggiuntosi Pogba, ha aggiuntosi Di Maria, ha aggiuntosi Kostic, è tornato Fagioli, è arrivato Gatti, tutti nomi di qualità o giovani interessanti o comunque abili mestieranti, ottime riserve come nel caso magari di Kostic. Però la Juventus ha perso De Ligt, Chiellini, Dybala, Morata, Bernardeschi, e noi possiamo star qua a ridere magari, però sono 5 giocatori che l'anno scorso bene o male sono stati utilizzati, e come De Ligt è il giocatore che ha giocato più minuti nella Juventus, Dybala era il capocannoniere, Morata era l'uomo di Allegri, veramente l'uomo di Allegri, che giocava sempre quando era a disposizione,
Bernardeschi è un altro di quelli che, ragazzi, Bernardeschi ne ha giocati di minuti, ne ha giocate di partite. Chiellini era il capitano. Stiamo parlando di cessioni così a cuor leggero, come abbiamo visto magari nel caso della Roma, del Milan e dell'Inter. La Juventus e il Napoli hanno perso tanto a livello di carisma. La Juventus che perde De Ligt, Chiellini e Dybala è paragonabile al Napoli che perde Koulibaly, Insigne, Mertens. Si perde tanto anche a livello di spogliatoio. E qui dovranno essere bravi quelli che sono rimasti ad assumersi delle responsabilità, cosa che l'anno scorso non c'è stata quando è partito Cristiano Ronaldo. Però faccio un passo indietro, perché se analizzo le rose nel complesso Juve, Milan e Inter, per quanto mi riguarda la Juve e l'Inter hanno ancora le rose migliori del campionato. La Juve ha smontato e rimontato una squadra, non so dirvi se è più forte o più scarsa l'anno scorso, non abbiamo visto ancora nemmeno un minuto di partite ufficiali, però la Juventus ha creato una rosa di assoluto livello. Forse sulla difesa io ho qualche perplessità, ovviamente anche sull'attacco, ma lì il mercato non è ancora concluso, come non è concluso il centrocampo, dove dovrebbe arrivare un centrocampista da posizionare avanti la difesa, dovrebbe essere Leandro Paredes. Però la Juve ancora manca qualcosa e lo sappiamo, ancora un cantiere aperto, ma dietro invece sembra concluso, sembra essere finita la campagna acquisti della Juventus dietro, a meno che poi non si decida di prendere un centrale o un terzino sinistro. Però ne ho parlato anche nel video che ho pubblicato ieri della guida completa. Il blocco difensivo, il reparto difensivo della Juventus non mi fa dormire sogni tranquilli. Però se valuto le rose nel complesso, la Juve e l'Inter sono un passo avanti rispetto a tutte le altre in Serie A. C'è poco da fare, anche rispetto al Milan, campione d'Italia. Però cosa diciamo? Che l'Inter e il Milan hanno un'identità, cosa che in questo momento la Juve non ha e che non ha avuto tutto l'anno scorso, e poi magari adesso ce l'ha, ma la scopriremo ovviamente scendendo in campo, è sempre il campo che ce lo dirà. Ma fino ad oggi possiamo dire che l'anno scorso non c'è stata e Milan Inter invece l'hanno avuta. E quindi già questo forse ti mette la Juve un pelo indietro. Però la Juve ha fatto un gran mercato di qualità e deve ancora concludersi e arriverà ancora qualcos'altro. Forse l'Inter ha perso qualcosina anche a livello di fiducia per quello che è stato lo scudetto perso l'anno scorso, ma qua dovrà essere bravo anche qui, come nel caso Allegri, Simone Inzaghi, a far vedere di essere l'allenatore in grado di... Io però la Juve e l'Inter le vorrei mettere un gradino più basse rispetto al Milan per un solo motivo. Per me chi vince lo scudetto è sempre il favorito. E lo dicevo gli anni scorsi con la Juventus, e l'ho detto l'anno scorso con l'Inter, e lo dico anche quest'anno col Milan. Non mi tiro indietro nonostante non sia così convinto che il Milan sia la squadra più forte, ma non lo era nemmeno l'anno scorso. Però c'è un però. Però c'è un però. Perché vincere è una cosa... Tornare a vincere, confermarsi un'altra, è sempre più complicato. Tutti possono vincere, magari possono beccare l'anno buono, ma riconfermarsi è sempre più difficile. Abbiamo visto con l'Inter, l'Inter ha vinto uno scudetto e poi si è fermata dopo 10 anni che non lo vinceva. Il Milan ha vinto, sarà così bravo, così forte da vincere ancora? Il Milan in Italia probabilmente è la squadra con le idee migliori sotto il profilo della programmazione degli acquisti in assoluto, perché veramente negli ultimi anni, se si sono ritrovati in questa condizione e hanno pure vinto, con la strada più lunga, più difficile, più tortuosa, non gli si può dire niente. Il Milan mi sembra in assoluto la squadra più futuristica, più europea, più attuale rispetto a tutte le altre. Guardate anche la campagna acquisti della Juve, non è stata una campagna acquisti proiettata al futuro. L'unico che vogliamo può essere Gatti, che è stato acquistato l'anno scorso, o magari Cambiaso, che lo prendi e lo lasci in prestito, un po' come sta facendo il Tottenham come ad oggi, però... Sono pochi esempi. Il Milan ha costruito veramente negli anni una squadra giovane di livello ed è stato bravo Pioli a dare un'identità, a dare un'anima a questa squadra con l'aiuto di senatori come Ibrahimovic, per dire. Però io metterei Juve-Inter al 29% e Milan al 30%, perché comunque queste squadre qualcosa ce l'hanno tutte per provare a vincere lo scudetto. Io mi immagino veramente un campionato combattuto a tre, dove poi tutte possono vincerlo. Però sulla carta voglio dare quel punto percentuale in più al Milan solamente perché hanno vinto, e può essere una cosa positiva in questo momento, magari il tifoso del Milan dice wow che bello, sono il favorito, ma allo stesso tempo è una cosa negativa perché ci sarà ancora più pressione rispetto all'anno precedente, decisamente di più. Quindi al primo posto vi metto il Milan, al secondo posto e al terzo posto Juventus e Inter bene o male a pari punti, al quarto posto la Roma, al quinto posto il Napoli, al sesto la Lazio, al settimo la Fiorentina, ottavo Atalanta, nono Torino, decimo Sassuolo, undicesimo Bologna, 12° Udinese, 13° Verona, 14° Empoli, 15° Monza, 16° Samp, 17° Spezia,
18° Salernitana, 19° Lecce, 20° Cremonese. E questo è. Simpatica statistica, dato che vi ho parlato delle prime quattro, quindi quelle che andranno in Champions, che sono queste qua, escluse il Napoli, bene o male, provo a togliervi soltanto il Napoli dalla grafica, voglio fare un piccolo ragionamento con voi, perché Pioli ha vinto lo scudetto, Allegri ha vinto lo scudetto, Mourinho ha vinto lo scudetto, l'unico a non aver mai vinto uno scudetto da allenatore è proprio Simone Inzaghi. Chissà che non possa essere l'anno in cui tutte queste quattro squadre, magari dovessero arrivare davvero queste quattro in Champions League, possa essere l'anno in cui tutti i primi quattro allenatori in classifica hanno vinto lo scudetto. Da parte mia mi auguro di no, e mi auguro che Allegri possa aggiungerne un altro alla sua bacheca, che possa essere il primo scudetto dell'Allegri Back. Però ribadisco, adesso servirà tanto di Massimiliano Allegri, cosa che l'anno scorso abbiamo visto decisamente poco. La Juventus, secondo me, la squadra per vincere in Italia ce l'ha, tranquillamente. Però non basta, non basta più solo questo, perché magari negli altri anni non erano così tante le squadre agguerrite, magari c'era a tratti la Roma di Garcia, c'era il Napoli di Sarri, adesso sono tante le squadre che puntano nei piani alti. Si è abbastanza livellato il campionato, magari verso il basso sulle parti alte come la Juve, che dominava magari anche in Europa, faceva delle ottime partite anche in Europa, però adesso tutte le altre sono venute su e quindi si è aperta una vera e propria caccia allo scudetto in cui ci sono più squadre interessate, e mi auguro di vedere una lotta a 3 o a 4 o a 5, chi lo sa, magari a 6, uno scudetto veramente combattuto. E come sempre spero di sbagliarmi e che quindi non lo vinca il Milan, ma che lo possa portare a casa la mia Juventus. Fatemi sapere, ragazzi, qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa riflessione, fatemi sapere se siete d'accordo con la mia previsione e scrivetemi ovviamente anche la vostra, perché questo è un gioco, sì, ma poi quando l'anno prossimo torneremo a riguardare il video ci sarà da ridere.